Ho detto che la Val Troncea era popolata da quattro villaggi. Erano Troncea e Seite, che erano quelli più a monte, e poi la Val e Susò. Ebbene, i primi due, cioè Troncea e Seite, sono stati abbandonati proprio in conseguenza di questi due fattori concomitanti. Sono stati abbandonati, tanto è vero che nel 1921, naturalmente la gente è andata tutta all'estero, tutte queste famiglie erano 18 a Troncea ed erano 7 a Seite, sono andate, mi pare salvo uno o due, sono andate tutte all'estero, sono andate a Marsiglia, ma soprattutto a, come si chiama, a Lione, a Grenoble, Lione e Parigi. Per esempio, tanto per fare un esempio, dei cinque fratelli di mio padre, quattro, due maschi e due femmine, sono andate tutte in Francia. In Italia sono rimasti soltanto due, mio padre e un altro fratello, che erano già andati via perché si erano accasati più a valle. Dunque, nel 1921 Seite e Troncea erano completamente disabitate. Erano stati già sostituiti da un margaro che aveva acquistato gradualmente i terreni ed era praticamente il papà o il suocero di quello che ancora lo gestisce adesso. Metà della valle era spopolata. Hanno resistito in qualche modo, hanno resistito le due frazioni che erano più comode. La valle era l'unica, diciamo, l'unico villaggio dei quattro dove arrivava il. Adesso arriva la macchina, cioè la macchina arriva un po' dappertutto. Allora il carro arrivava soltanto alla Val, che era dal punto di vista topografico forse situata nella posizione peggiore, però era quella più comoda e non molto lontana, anche se più disagiata, era Jussò. Queste due borgate hanno resistito, non sono state travolte dalla diaspora. Tant'è vero che, cito soltanto per semplicità, la Val, nel 1926 la Val era ancora popolata da 90 persone. Attenzione però, che hanno continuato a lavorare le terre che avevano ereditato dai loro genitori, con tutte le difficoltà a cui ho prima accennato. Ma naturalmente anch'essi dovevano continuare ad impinguare gli introiti con dei lavori extra ed erano sempre lavori fatti all'estero. Il mio nonno materno è stato 36 anni in una cantina di Lione, per esempio, perché era lui addetto ai vini, eccetera, eccetera, e altri facevano altre cose. Ma se non fosse stato così, la vallata si sarebbe naturalmente spopolata molto prima. È vero che la legge della montagna, come ho detto prima, è arrivata in ritardo. Perché è arrivata in ritardo? È arrivata in ritardo perché evidentemente c'era il divario fra la vita in montagna, di queste montagne e quella di pianura, era diventato il divario così enorme che non si può incolpare nessuno di essere sceso a urbanizzare e naturalmente a creare dei problemi nelle città. Era perfettamente logico. Mio padre è diventato maestro, pur essendo nato a Troncea, soltanto perché era talmente in gamba, scusate l'immodestia, ma è la verità, talmente in gamba, che lui si è preparato da solo, studiando su dei libri presi in prestito, e poi quando è andato a dare l'esame da maestro, è risultato il primo della provincia, pur senza essere mai andato a scuola, perché nessuno, suo padre non avrebbe mai potuto mantenerlo agli studi. Quindi era perfettamente logico che la gente si desse da fare e corresse. Lo Stato, il governo, non il governo, ma il Parlamento ha varato una legge con un ritardo di 50 o 60 anni. Io che mi sono occupato di queste cose anche dal punto di vista professionale, vi posso dire che le strade che sono state costruite in virtù della legge della montagna non sono servite per trattenere, per facilitare la vita in quei luoghi, è stata facilitata all'esodo. Perché invece di venire via con diciamo, le loro masserizie col mulo, sono venute via col camion, ma sono venute via perché non si poteva più, diciamo, vivere in quelle condizioni. Io ero già un privilegiato perché studiavo a Pinerolo, ma d'estate quando andavo alla Val, io studiavo, ripassavo il mio latino e greco alla luce di un lume a petrolio.
Io non ho mai visto una luce a Laval. Adesso che c'è un Malgrado, c'è, ma allora nessuno di noi l'ha mai vista. Questo a giustificazione del fatto che la gente ha dovuto per forza lasciare. Erano tutti innamorati, come lo sono io, del mio paese, ma a un certo punto non si poteva. Ecco, quindi la gente ha finito per, come dicevo, lavare su so, tuttavia sono ancora rimaste a portare avanti l'attività che era dei loro ascendenti. Però i tempi erano maturi perché nel 1931 la lungimiranza del senatore Agnelli ha fatto sì che si cominciasse a costruire il colle del Sestriere. E i giovani, i miei coetanei, allora avevamo tutti dai 15 ai 20 anni, hanno capito immediatamente che il loro destino era altrove. Erano tutti degli sciatori straordinari, hanno cominciato a fare gli allievi nella scuola di sci, poi sono diventati tutti campioni. E mi piace ricordare due amici carissimi, che erano Passé Camillo, che nel 1936 è stato campione mondiale juniores, e Alberto Marcellin, che nel 1941 ha vinto il campionato mondiale seniores. Non è stato riconosciuto come campione mondiale perché qui il campionato mondiale, eravamo in tempo di guerra, si è svolto solo con un numero limitato di nazioni e quindi non è stato omologato. Questo non toglie che Alberto Marcellin sia stato uno dei più grandi sciatori italiani di tutti i tempi. Questo per dire che i tempi erano maturi, i giovani non avrebbero mai più zappato la terra, e la prova ne sia che nel 1939 la guerra era appena scoppiata o stava per scoppiare, noi entravamo poi in guerra un anno dopo, ma nel 1939 si cominciò a vendere le prime case, e nel giro di 3 o 4 anni tutte le case sono di Laval e di Jussot sono state vendute, e naturalmente le famiglie si sono trasferite, questa volta non più come sede troncea all'estero, ma nel Pragelatese. Alcuni, un paio, sono andati alla Borgata Sestriere, altri sono andati a Padmouche, a Plan e a Traverse, perché, come dicevo prima, si era affermato potentemente anche in campo internazionale il colle del Sestriere, quindi il loro lavoro era assicurato, come è stato assicurato, e questo naturalmente ha poi facilitato non solo l'accoglimento delle popolazioni di Seite e di Laval e di Jussot, ma ha favorito anche tutto l'abbandono delle terre, non l'esodo delle popolazioni, queste sono le fatte perché la popolazione è diminuita e molti sono venuti a Pinerolo, però praticamente i villaggi abbandonati nel Pragelatese sono stati pochi perché tutti avevano la possibilità di trovare un tozzo di pane, un lavoro anche ben retribuito al Sestriere.